Complottisti di tutto il mondo, eccovi qua, riuniti, Mr. Marty contro tutti, Mr. Marty contro tutti, ragazzi, parliamo come sempre di complotti e anche oggi c'è il nostro opinionista Darth Vader. Siete tutti delle merde. Ecco, vabbè, Darth Vader è sempre molto amichevole. Allora, ragazzi, oggi parliamo di un problema, c'è cioè un grosso problema. Voi sapete che ci sono grossi problemi. Adesso c'è, ultimamente abbiamo affrontato con grande coraggio e slancio il problema dei non binari, dei binari, dei cis binari. Abbiamo avuto il Pride, abbiamo affrontato con coraggio quel problema. Ci sono quelli che hanno tirato la vernice arancione su Stonehenge perché c'è il riscaldamento climatico. C'è un altro problema pazzesco, il riscaldamento climatico, però, non è, però il problema più grosso qual è? E vi do un suggerimento: non è Hamas. Non sono i terroristi di Hamas, no, è un altro. Sono i Ruzzi, esatto, sono i Ruzzi. I Ruzzi che ci stanno proprio pazzesco, cioè, proprio guarda, invadendo, ci stanno distruggendo. Adesso tutti i complotti, ecco, complotti Ruzzi. Però noi abbiamo la fortuna di avere un grande presidente della Repubblica, Mattarella, Mottarella, Mattarello, Mozzarella, vabbè, lui. E lui è andato, questo è un pezzo che vi, un pezzo di me, di la rassegna stronza, la rassegna stramba, stampa di oggi, vince questo pezzo qua, perché allerta di Mattarella sulla Ruzia, tempesta di disinformazione, tempesta di disinformazione, tempesta, perché adesso passate la sabbia del Sahara, no? Che pioveva senza pioggia, cioè una sabbia che una pioggia di sabbia senza pioggia. Vabbè, comunque, io so morto. Io ho un po' mal di gola in questi giorni, in questi periodi. Sto morendo. Tipo, forse dobbiamo farci i vax contro la sabbia di Zara. Adesso che passate sabbia di Zara con scie chimiche, non so che cazzo ci buttano dentro. Vabbè, comunque. Ma adesso arriva la tempesta di disinformazione. Il presidente denuncia ostilità inaccettabili. Attraverso siti, vabbè, insomma, invoca regole internazionali, porta un forte sostegno alla Moldavia. È stato in Moldavia, è stato con la presidente, con la presidentessa moldava, che è Sandu, Maria, Ilaria, come cazzo si chiama? Maia Sandu. Ce lo scrive Concetto Vecchio da Roma. Vabbè, ho capito, non è che può fare dei reporter da... Uno sta a Roma tranquillo e scrive: vabbè, ho scritto da qua, sti gran cazzi, voglio dire, reporter ormai sono così. Adesso non entriamo troppo nei particolari. Allora, presidente, concetto che era lì, cioè non era lì, però lo scrive. Presidente, teme che la propaganda russa, una domanda, possa svolgere un ruolo anche nel nostro paese? Chiede la giornalista aggiunta. A Cisinau dall'Italia, dove Concetto Vecchio non era, però ha scritto comunque. Atti di disinformazione da parte russa in Italia ve ne sono. Li registriamo, risponde Sergio Mottarella, con inusitata nettezza. Cioè, inusitata nettezza, perché Concetto Vecchio che non c'era ci mette pure gli aggettivi grandi. Ma come fate a essere così grandi quel giorno là? Una tempesta di disinformazione, una tempesta di disinformazione, non so, cioè non un venticello, non una pioggerella, no, una tempesta di disinformazione. Aggiunge dopo icasticamente, quindi prima è inusitato e poi è icastico. È fatta da chi, come si chiedono in tanti nella sala che ospita la conferenza stampa che segue l'incontro con la presidente moldava, il clou della visita. Fatta da chi? Come si chiedono in tanti nella sala che ospita la conferenza. Fatta da chi? Ma ci serve un cazzo di punto di domanda. Fatta da chi? Fatta da chi? Come si chiedono in tanti nella sala che ospita la conferenza stampa che segue l'incontro con la presidente moldava Maria Sandu, il clou della visita del capo dello Stato in Moldavia. Fatta da chi? Come si chiedono in tanti. Scusate. Concetto. Io ho capito che sei concetto vecchio. Ma sa manco scrivere, cazzo. Ma io più leggo sti pezzi, più... Cioè, a volte io penso, ma sono io che sono analfabeta? Ci devi mettere fatta da chi? Punto di domanda. Come si chiedono in tanti nella sala che ospita la conferenza stampa che segue. Metticelo un che... Porca troia, scrivete stronzate, ma almeno scrivetele bene. Scusate, scusate, ragazzi. Ingerenze che nascono... Particolarmente nei momenti elettorali attraverso alcuni siti, dice Mottarella. Siti
che nascono e muoiono velocemente, tesi a screditare e destabilizzare anche il nostro paese. Sono forme di ostilità inaccettabili, dice Mottarella. Che cioè, anche voi, anche noi subiamo queste cose. Io mi auguro sollecitativamente della comunità internazionale delle regole di comportamento. Cioè, praticamente stai invocando la censura. Cioè, tu come fai? Come fai a condizionare le elezioni in Europa, no? Tu, come dice lui, apri dei siti che nascono e muoiono velocemente. Perché la gente non è che si informa su Rai 1, Rai 2, Rai 3, Italia 1, La Repubblica Igienica, Corriere della Sega, Lo Strafatto Quotidiano, La 7, Sky TG24. No, si informa sui siti che nascono e muoiono. Ma tu vai in giro, qualsiasi persona tu gli chiedi dove l'hai letta questa cosa, lui dice sul sito pravda.com. Che cazzo, però l'altro ieri c'era e adesso non c'è più. Non è una stronzata questa, non è una fake news, che non è che sta vaneggiando Mottarella, è che così, cioè, le democrazie si fanno saltare dall'interno con i siti che ci sono e poi scompaiono. Ma se voi non lo sapete è perché siete ignoranti, cazzo. Perché voi guardate solo i video così, no, di quelli. Non andate sui siti che nascono e poi scompaiono. È per questo. Perché io non pensiero, no. Ma se tu vuoi far cadere la democrazia dall'interno, allora fai questi siti. Ma sui siti di solito ci vanno solo quelli che si informano in modo alternativo. E quindi se tu fai dei siti per disinformare, non serve un cazzo. Mottarella quando parla a volte mi fa venire proprio degli ictus, non capisco che cazzo dice, vabbè. Allora, non c'è quindi solo l'aggressione militare della Russia all'Ucraina, c'è anche quella più subdola del web. Mattarella, riferiscono al Quirinale, è rimasto impressionato dai racconti che gli hanno fatto sulle manovre disinformative messe in atto in Moldavia dagli sgherri informatici di Mosca, anche ai tempi del Covid, con legioni di Novax, un tema che gli sta a cuore. Durante la pandemia i suoi allarmi sono stati reiterati contro quello che chiamava il tunnel delle false notizie. Non vado avanti perché mi fa male il cuore. Allora, chiudo solo con Maia Sandu, no? Il primo ministro moldavo. Io ho detto adesso voglio andare a fare una ricerca, così dico ai miei amici di Mr. Marty, che sarà sicuramente, avrà studiato in America, sarà infiltrata di banche, merda, Davos. E poi a un certo punto mi sono fatto una ricerchina e poi mi sono reso conto che sono un coglione, perché te lo scrivono loro direttamente su Repubblica Igienica. Allora, Maya Sandu, un economista di 52 anni, laureata ad Harvard, ecco, è consigliere della Banca Mondiale. Non serve andare sui siti che scompaiono. No, te lo dicono loro, non gliene frega un cazzo, ormai te lo dicono. Cioè, quello lì lavora per... Senti gli scorsi, porte girevole, quelli che lavorano a Goldman Sachs, poi vanno in politica, quelli che vanno in politica tornano a Goldman Sachs, e porte girevoli. E beh, è bello vedere comunque questa comunicazione tra politica e finanza, è una cosa che è bella da vedere. Comunque, per quanto riguarda le fake news che ci dice il nostro grande presidente della Repubblica Mottarella, io ve ne faccio vedere alcune perché effettivamente i russi le hanno messe tante. Questo è Zelensky che dice questo. Now today, who to talk to and what to talk about? I'm not sure that the president of Russia. Io non sono sicuro. Scusate, ve lo faccio vedere, però devo leggere quello che sta dicendo. Io non sono sicuro che il presidente della Russia che appare in TV. Come out on the, viene mostrato sullo schermo, non capisco bene se sia lui, non capisco se sia ancora vivo o se sia lui a prendere queste decisioni. Chi sta prendendo le decisioni? Io non so se sia vivo. Questo Mattarella voleva sicuramente segnalare questa puttanata, cioè non so come dice, cioè, il presidente ucraino che dice che Putin forse non è più, è una discreta puttanata questa, però ce ne sono anche dei migliori, perché Alberto Negri forse voleva, questo è sulla 7, voleva, Mottarella stava indicando Alberto Negri che ci dice questa grande perla. Immaginati perlomeno più veloce, e poi c'è un fattore di tempo generale. Per Putin.
La voce che ha circolato la vigilia di questo conflitto al Cremlino è che lui non si sarebbe ripresentato nel 2024. Ufficialmente perché ha detto sono stanco. Ma probabilmente non è solo stanco, forse è anche malato. Questa è una voce che diceva due anni fa, infatti non si è ripresentato e non ha però non è l'unico Negri, anche oggi io non sono convinto che Putin stia bene. Non è una battuta sul suo stato mentale, che Putin non stia bene democraticamente lo si è sempre saputo. Io ho la sensazione che quest'uomo sia malato. Lo hanno scritto anche in queste ore l'intelligence americano, l'hanno scritto dei giornalisti israeliani, parlando anche di un tumore addirittura allo stato terminale al pancreas, così, per quanto io detesti Putin. Ma laddove fosse vero anche soltanto la metà di quello che stiamo leggendo, sarebbe di fronte a un pazzo, perché quando uno è un dittatore, quando uno è antidemocratico e in più sa anche che la vita gli sta sfuggendo via, sta morendo, diventa una persona totalmente sta disinformazione russa, cioè, che proprio vi apre i siti, viene fuori scazzi fuffi, vengono fuori, guardate qua, Cremonese. I militari russi sono ormai pugili intontiti, tu proprio una sensazione di un esercito completamente distrutto, allo sfascio. Ci racconti anche questo? Ma questa è una, me l'hanno detto due ufficiali che ho trovato tra l'altro sia nella zona di Izium, di Liman, di qua. E cioè sono compugni intontiti, noi attacchiamo e questi non reagiscono, male, non hanno strumenti, non riescono a risponderci, questo lo continuano a dire, cioè si ritirano, le uniche risposte che i russi danno sono parolacce, questi terribili bombardamenti. Russi, questa tutta roba, questi sono gli oracoglioni, tutta roba di un paio d'anni fa, cioè, pazzesco, però, poi c'è questa, quando la lobby ebraica, no? Questo io ci tengo io veramente a smentire questa cosa della fake news di Ruggia. Di quando dicono la lobby ebraica, ma che lobby ebraica? Ma non esiste nessuna lobby ebraica. Ma poi la lobby ebraica, poteri forti, ma non dite stronzate. La lobby è una roba per mitomani. Solo i mitomani parlano di stronzate della lobby ebraica. Guardate, c'è questo mitomane. Il giornalista gli chiede, non abbiamo, è il giornalista israeliano che chiede a questo mitomane, non abbiamo l'America con noi, e questo mitomane risponde, la USA, questo mitomane qua, USA non è una United, non è un blocco unitario. Pensate a questo, noi abbiamo il Senato, il Congresso e abbiamo anche un record, una forte collegamento con la Jewish lobby, con la lobby ebraica dalla nostra parte, abbiamo un forte legame, dice questo mitomane. Quindi noi abbiamo una forte influenza sul supporto, sul generale supporto in America. Questo mitomane si chiama, adesso ve lo faccio vedere, forse lo riconoscete, era un po' più giovane qua, questo è tipo negli anni 80 più o meno, è Netanyahu, Bibi, Benjamin, il genocidario, lui farneticava di ste cagate della lobby, no? L'America won force, l'America non ci può forzare a niente, diceva. Vedete? Io non so, ma sti mitomani, ma che si mettono lì a parlare? Ma guarda, tipo questo. Se non è questo un mitomane, questo è uno di quei mitomani che si mettono a parlare della Jewish lobby. Oh sì, la lobby degli ebrei esiste, ma non dire cazzate, non esiste, ma Babbo Natalone, ma che cazzo dici? Ma stai nell'angolino, aspetta di nuovo il tuo turno. Ne tagliamo un pezzo di merda. Sì, lo sappiamo, ok, va bene, andiamo avanti ragazzi. Però la fake news, più fake news di tutti, l'ha detta proprio Mattarella, ricordiamocelo. Non si invochi la libertà per sottrarsi alla vaccinazione, perché quell'invocazione equivale alla richiesta di licenza
di mettere a rischio la salute altrui, eh? E in qualche caso di mettere in pericolo la vita altrui. La vita. Va bene ragazzi, siamo pieni di fake news, state attenti alle fake news, queste fake news sono proprio delle merda, quindi perché i russi ci stanno invadendo, avete sentito tutte queste fake news russe, Kremonesov, Mattarellov, Zelensky, Negrif, Skantsev, tutti, ci stanno devastando i fake news, quindi adesso io vi lascio con l'ultimo commento, ti prego non su Mottarella però, Darth Vader, non su Mottarella, ti scongiuro. Scazzi Fuffi dovrebbe mangiare del ciappi, cagarlo dal culo e rimangiarlo. Andrea, io non ho detto niente, vi lascio con Frabolo. Che noi qua tante chiacchiere intanto. Andando sempre dalla parte sbagliata e chi continua a fare propaganda quando non sa che è iniziata l'apocalisse. Ciao belli. L'apocalisse, mandiamoli tutti a fare in culo. Andiamo tutti a fare in culo!